Ciao a tutti, io sono Amon di Bit in Bit e oggi andiamo a vedere come possiamo andare a fare un pagamento direttamente su PayPal. In questo video non spiegherò cos'è PayPal, se siete interessati scrivetemi nei commenti e magari possiamo fare un video al riguardo. Dovete sapere che per fare un pagamento PayPal sia chi invia il denaro che chi lo riceve deve avere un account PayPal, è un account totalmente gratuito. Per effettuare questo pagamento dobbiamo eseguire dei semplici passi. Innanzitutto dobbiamo andare sul sito www.paypal.com oppure anche possiamo accedere tramite l'applicazione. Andiamo nella voce accedi, dobbiamo accedere ovviamente col nostro profilo. Nel primo campo inseriamo la nostra mail e sotto la nostra password. Una volta che siamo all'interno, quello che possiamo fare è o passare dal menu selezionando la voce invia e richiedi, oppure nella home io ho questa voce invia direttamente da qua, è indifferente quale selezionate. A questo punto dobbiamo inserire un nome, un indirizzo email o un numero di cellulare che sono collegati al destinatario al quale vogliamo inviare il denaro. Nel mio caso io ho una mail della persona a cui voglio inviare i soldi, per cui vado a inserire la mail direttamente in questo campo e nel momento in cui PayPal riconosce l'indirizzo che voi avete messo, il nome che avete messo o il numero di cellulare, vi suggerisce la persona sotto. Se non vi compare niente vuol dire che avete inserito dei dati sbagliati, perché PayPal verifica all'interno del suo database. Una volta selezionato vedete che ci porta direttamente nella schermata dove dobbiamo inserire l'importo. Nel nostro caso 49,59. Qui sotto possiamo selezionare se sono euro, dollari o altre valute. E poi possiamo anche aggiungere un messaggio direttamente qua sotto. In questo caso un regalo di buon compleanno. Qui sulla destra abbiamo un logo di un pacchetto regalo e selezionandolo ci permette di aggiungere un biglietto di auguri, uno sfondo, una cosa un po' più personalizzata al nostro pagamento. Qua sulla sinistra come vedete abbiamo 6 scelte. Toccando su questa cartolina c'è il messaggio che arriverà al destinatario, per cui dice che ho inviato 49,59 e sotto c'è il messaggio che abbiamo inserito buon compleanno, che posso andare a personalizzare ulteriormente. Dopodiché facciamo salva. A questo punto selezioniamo la voce continua. Quest'ultimo passaggio è un passaggio molto importante, perché qua dobbiamo andare a specificare il motivo del pagamento, per cui abbiamo due scelte: o invia denaro a un amico, oppure l'alternativa è dirgli che stiamo facendo un pagamento di beni e servizi, per cui si presume che noi stiamo pagando qualcosa che abbiamo comprato e il venditore pagherà una tariffa su quello che sta guadagnando. A volte mi è capitato che ho comprato determinate cose e i venditori mi hanno chiesto se potevo fare il pagamento selezionando il via denaro ad un amico, questo affinché loro non pagassero queste tasse. Fate attenzione, la cosa comoda di PayPal è che voi utilizzando PayPal siete anche protetti. Un servizio veramente ottimo che vi protegge nel caso ci siano problemi. Affinché effettivamente i nostri acquisti siano coperti da questa protezione acquisti, da questa assicurazione diciamo, dobbiamo effettuare il pagamento come pagamento di beni e servizi. In questo caso abbiamo detto dobbiamo solo mandare del denaro a un amico, per cui è un regalo di compleanno e lui non deve pagare altro sopra e io non devo proteggere i miei acquisti, ok, per cui seleziono invia denaro a un amico. Ma ricordatevi anche questa cosa, è molto interessante ed è il punto vincente di PayPal per quanto mi riguarda. Qui ci dà un resoconto finale, quanti soldi mandiamo, se mandiamo il denaro a un amico o è un pagamento di un servizio, il messaggio e eventualmente la cartolina. Alla fine ci dice invio del denaro tramite, a seconda di come avete collegato il vostro conto PayPal gli dite a PayPal di andare a prendervi il denaro direttamente dal vostro conto se avete del denaro sul conto, dal vostro IBAN se avete collegato un IBAN come nel mio caso, cioè la banca, oppure da una carta di credito. Come vedete dice pagherai 49,59 euro, perché appunto come abbiamo detto non ci sono delle commissioni dato che stiamo pagando all'interno dell'Unione Europea nel nostro caso. Infine selezioniamo invia pagamento ora. A questo punto arriva la schermata di conferma che ci dice hai inviato un regalo di Aki. Mi è arrivato un messaggio che è partito un pagamento, mi è arrivata anche una mail che è partito il pagamento e dovrebbe anche arrivare al destinatario che il pagamento è stato effettuato. È una cosa istantanea. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi altra domanda riguardo PayPal o qualsiasi altra cosa non dovete far altro che scriverci nei commenti e cercheremo di rispondervi il prima possibile. E vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati con i nostri ultimi video. Ci vediamo alla prossima e iscrivetevi!